Don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro, noto per l'attività di accoglienza ai migranti ospitati in gran numero nei locali parrocchiali, farà ricorso al TAR contro l'ordinanza del comune di Pistoia che nei giorni scorsi ha stabilito l'inagibilità dei locali. Sì, si fa ricorso al TAR perché ci è arrivato queste ordinanze con documentazione fotografica ma non complete. Che c'è un protocollo dell'ASL con la dichiarazione di conformità elettrico con tanto di fotografie che si sta facendo lavori, vede, com'era prima e come viene dopo, com'era prima, com'era venuto dopo, com'era prima, com'è venuto dopo, e il comune mi rimanda solamente le foto com'era vecchio, insomma. Questi sono impianto. Quadri elettrici. Quadri elettrici, proprio quello che gli chiede, e in più ci sta una copia di una messa a terra di tutta la canonica che è a 06, che si è fatto un impianto anche di scarico messa a terra. Questo che vuol dire? Che è a norma, è più a norma di così, c'è un foglio tanto di conformità dell'impianto elettrico. Quindi gran parte dei lavori risulterebbero compiuti, sì. Da qui la decisione di ricorrere contro l'ordinanza del Comune. Contro l'ordinanza che è arrivata in questi giorni, è stata notificata in questi giorni, noi ne apprendiamo che è datata 20 ottobre del 2022 ed ha allegati tutta una serie di accertamenti e di ordinanze del Comune di Pistoia dal 2019 fino al 2021 relative a alcuni lavori che venivano richiesti e che sono stati richiesti e che, come ha detto Cicco, sono lavori che sono stati eseguiti. Sulla base di questo ci sono delle contestazioni che ormai sono superate da lavori effettuati. Attualmente Don Biancalani ospita circa 140 persone, tra cui due bambini con le loro madri. La questione Vicofaro è chiaramente legata all'inerzia delle istituzioni, istituzioni che a mio parere non devono cavalcare, no, questo fenomeno per fomentare sentimenti di paura, ma devono risolvere problemi.